Ecco, due cose, una sulla citazione di Marx. Adesso non è un seminario, quindi voglio anche stare stretto, ma quelli che hanno letto Althusser sanno che i manoscritti del 44 sono odiati da Althusser, un umanismo dialettico di carattere hegeliano, tant'è vero che anche il linguaggio, l'uomo per sé, attraverso sé, per sé, l'estraniazione, questo si può discutere. Certo, farei una battuta heideggeriana, il in der Weltsein vuol dire che non sono solo i sensi della soggettività, sono la complessità del mondo, quello che lui chiama la multilateralità, di cui fanno parte anche gli oggetti, istituzioni, relazioni. Non è una specie di, come posso dire, uomo übermensch iperdotato di sensibilità nuova. Siamo dentro a una complessità di cui gli oggetti, qualunque sia il loro statuto, fanno parte, se no diventa una specie di superman super estesico, cioè che sente tutto meglio, eccetera. Ma al di là di questo, sul tema delle decisioni, che per me è la cosa più complicata e difficile da affrontare, che anche che Michael ha definito nel tema delle istituzioni del comune, fate la premessa che sembra questa sia comune, che il comune si costruisce, no? Perché voglio dire, l'acqua è comune naturalmente, ma si costruisce in una modalità comune di distribuzione dell'acqua, non è che di per sé stesso. Io non vorrei mettere, diciamo così, l'accento su un allarme che mi viene, utilizzo in due secondi la banale teoria dei sistemi. Un ambiente complesso, per essere ridotto, ha bisogno che il sistema di riduzione si complessifichi. Banalmente, in termini politici, la società complessa ha bisogno di un'emissione enorme di attività politica, molto di più. Quindi la delega è, diciamo, funzionalmente debole, è funzionalmente debole la pura delega, anche se io sostengo che la delega è una forma di potenza. In certe situazioni è più potente la delega che il diretto, bisogna si immagini quello che vuole. Ma immaginare, a proposito del tema interessante suo, fra la molteplicità e la diversità della soggettività e la decisione, è un tema tragico. Noi non possiamo immaginarci, con un'utopia assurda, che il sistema coincida con l'ambiente. Se no è la mappa di Borges, che è grande come il territorio. Non si può pensare che una decisione politica rifletta esattamente tutta la complessità e la molteplicità dell'ambiente di cui fa parte. Se volete, usiamo una parola antipatica, ma che dovrà pur dire con coraggio, disciplina. Questo poi vuol dire, in qualche modo, che sia la forma del Twitter la disciplina, o la maggioranza, diciamo, che è anche un'altra forma di disciplina, quando si passa dall'espressione alla decisione, si entra nella dimensione politica. E cioè, qualunque potenza ha un momento di potere, tragico, drammatico, ma questo è il limite. Dicevo l'altro giorno, Totò dice, ogni limite ha la sua pazienza, pigliando in giro che ogni pazienza ha un limite. Ogni limite ha la... bisogna patire il limite, per cui la decisione del collettivo non può coincidere con l'universalità e molteplicità delle soggettività. Questo è un problema tragico, che forse non ha soluzione reale. Un conto è la sfera, ci sono momenti in cui il potere che blocca la tua potenza è necessario, quello che chiamerei un momento di sacrificio della tua soggettività, proprio perché il rapporto con l'altro non può essere ridotto all'incorporazione dell'altro, è sempre un rapporto tragico, che l'altro sia il nemico, che l'altro sia il tuo amico, questo vorrei dire, nel senso che il comune non può pensarsi nemmeno da ora come una specie di Eden, è un luogo tragico di lotta. Ecco, vorrei dire questo, scusate se è del mio, Sì, ma no, niente, cerco di mettere insieme un po' di spunti, siccome fa molto sorridere che l'altra sera, io faccio parte di Bartro, che ragionavamo esattamente del tema della decisione, no? Facendo degli esperimenti di ambiti cittadini in cui si incontrano tanti altri diversi da te, è un tema anche molto sentito, no? All'esterno. E quello che diceva Anna del rapporto fra singolarità e dimensione collettiva, no? È un tema particolarmente importante, anche perché come categorie normalmente al singolo vengono attribuite tutta una sfera di qualità, come le relazioni, gli affetti, le passioni,
che attengono a quella dimensione, al collettivo per esempio delle categorie economiche, no? Quindi molto spesso anche nell'agire delle forme di lotta, non so, ci sono delle categorie sociologiche come l'essere un disoccupato, l'essere un lavoratore, l'essere una donna, che agiscono con questa forma economica distinguendo nettamente, no? Cioè l'identità che tu assumi dentro questa lotta dalla singolarità che tu hai, no? E anche se dentro il comune queste cose poi convergono, perché normalmente anche cose non identificate dentro le categorie economiche come le relazioni così invece lo sono nelle forme della produzione contemporanea, però un po' quando io penso al comunismo in negativo tra virgolette, mi viene in mente che storicamente si porta il peso addosso dell'esclusione di tutta questa parte di ragionamento della singolarità del personale dentro le forme in cui è stato immaginato il comunismo. E non a caso facevi l'esempio di una teorica femminista che infatti poneva il problema che la prima forma di proprietà privata è la proprietà della donna. Non esiste una nazione se non esistono degli uomini che si appropriano di donne per riprodurre, no? la prole. Quindi, che è stata però una parte un po' cancellata dentro nella genesi del comunismo, c'è questo problema. Nella contemporaneità si riconvergono, diciamo, questa dimensione tra singolare e collettivo, però nel tema della decisione, secondo me, è un po' qui il nodo risolto. Noi non siamo abituati come strutture di movimento forse a immaginare, come anche ambiti di riflessione, delle forme diverse di decisione, anche un po' per via di questo nodo, che è legato al fatto che anche le forme della politica non istituzionali si sono espresse nei secoli, esprimevano la ratio del soggetto. Mi sono bloccata, però un po', cioè, esprimevano appunto questo espellere fuori tutta questa parte della singolarità dalla dimensione collettiva, e quindi sono state vissute in maniera antinomica, contrapposta, e un po' non si è mai sciolto questo blocco. E niente, c'era un'altra cosa, ma probabilmente me la sono dimenticata. Sì, tant'è che tutte le forme di lotta, anche che si danno, che rivendicano anche altre forme di socialità, di legame sociale, di stare insieme, fanno sempre un po' fatica a rientrare in questo tipo di narrazione. Mi è venuto in mente, leggevo un libro sull'Argentina e si diceva che dentro il movimento picchetero una delle difficoltà più forti era di un filone che riconduceva questa lotta alla lotta di disoccupati, no? E non riconosceva pienamente anche il valore di non voler chiedere soltanto un'inclusione attraverso il lavoro in un sistema, ma il voler affermare di essere, cioè, inclusi attraverso l'essere esclusi, e nel volerlo rimanere anche costruendo altre forme di socialità e di stare insieme. Appunto, anch'io faccio parte di Battery, quindi anch'io sono dentro quella discussione a cui faceva riferimento Dona. Capisco che la questione della decisione, appunto, come la poneva Bonaga, insomma, è una questione assolutamente, insomma, centrale, difficile da affrontare, però forse senza riuscire a dare una risposta in positivo, forse riusciamo a dire in negativo, cioè cosa non va fatto per favorire la produzione di comune e provare a prendere delle decisioni che rispettino, no, quelle differenze, perché poi appunto il rischio è sempre quello, no, di moltiplicazioni di decisioni appunto singolari, cioè c'è quell'espressione della differenza, ci sono mille di decisioni diverse, però questo poi impedisce anche, no, la precipitazione di una forza su un punto preciso. E a noi ci sembra, questo ha molto a che fare anche con un'attitudine nel fare politica, nell'incontrare gli altri durante le assemblee, quindi parto appunto da delle questioni proprio molto pratiche, concrete, reali. E quindi l'attenzione va, secondo me va posta anche molto nel processo con cui si arriva, no, a provare a prendere una decisione. E in questo processo a noi ci è sembrato evidente, proprio a partire da, appunto, dalle cose che facciamo, che una categoria che non funziona proprio più è quella di egemonia. Nel momento in cui ci si pone anche nei confronti degli altri nei termini o stai con me o non stai con me, la logica amico-nemico, quella roba lì, quella cosa lì uccide già prima, no, la produzione di comune. E invece, ben diverso invece se uno si pone come parzialità,
Quindi la parzialità appunto non dice stai con me, o stai con me o non stai con me, ma è aperta appunto al divenire, alla composizione con l'altro, si pone accanto, no? ad altre parzialità, ad altre pratiche e ad altri percorsi. Questo ovviamente non risolve il problema della decisione in positivo, però secondo noi appunto ci dà delle indicazioni, anche perché poi a queste le istituzioni anche a Barcellona, cioè favorire anche il ritorno della gente a partecipare alla politica, cioè quello è anche un grosso problema, perché sennò poi finiamo nella logica dei movimenti, ci sono i momenti di alta, di bassa, e invece riuscire a sedimentare delle cose è una questione fondamentale, e avere un processo aperto, accogliente delle differenze, sicuramente insomma secondo me favorisce questa cosa qui. Faccio uno spot pubblicitario, visto che c'è tanta gente, noi il 10, proprio perché ci stiamo, insomma, stiamo cercando di capire come si prendono le decisioni collettivamente, il 10, no, il 10 dicembre qui in questo spazio faremo proprio un workshop sull'utilizzo che è stato fatto della rete nelle lotte globali, e partiremo proprio appunto dall'esperienza spagnola, quindi ci sarà un relatore che proprio ci illustrerà come alcuni strumenti informatici sono stati utilizzati. Dario Lovaglio, che ci sarà anche Benedetto Vecchi, Tiziana Terranova, insomma avremo anche qualche collegamento Skype, insomma al di là poi delle riflessioni diciamo più teoriche sulla questione della rete, proveremo anche a capire proprio come sono stati utilizzati quegli strumenti e come poi noi possiamo utilizzarli qui nelle nostre, insomma, quello che facciamo. E dalle 4 in poi, l'orario ancora non è uscito, dalle 16 in poi. Ciao a tutti, io vorrei spezzare una lancia a favore del capitalismo, perché solo una parte